Nobili romani, amici, concittadini romani, prestatemi orecchio. Sono venuto a seppellire Cesare, non a farne l'elogio. Il male che un uomo fa gli sopravvive, il bene spesso resta sepolto con le sue ossa. E così sia di Cesare. Il nobile Bruto vi ha detto che Cesare era ambizioso. Sera ebbe grave colpa e Cesare l'ha gravemente scontata. Qui, col beneplacito di Bruto e degli altri, che Bruto è uomo d'onore e anche gli altri tutti, uomini d'onore, sono venuto a parlare al funerale di Cesare. Fu un mio amico, leale e giusto con me. Ma Bruto dice che era ambizioso e Bruto è uomo d'onore. Egli portò un gran numero di prigionieri in patria, a Roma, che empirono col prezzo del riscatto le casse dell'erario. Fu forse questa in Cesare ambizione? Quando vedeva piangere un pezzente, Cesare lacrimava. Sembrerebbe l'ambizione di ben più dura scorza. Ma Bruto dice, e Bruto è uomo d'onore, che era ambizioso. Tutti vedeste come per Lupercali tre volte gli offersi la corona di re ed egli per tre volte la respinse. È ambizione questa? Eppure Bruto dice che Cesare era ambizioso e Bruto è, lo sappiamo, un uomo d'onore. Non parlo io già per contestare quello che Bruto ha detto. Sono qui per dire soltanto quello che so. Tutti lo amaste un tempo, e non senza un motivo. E quale motivo vi impedisce oggi di piangerlo? Senno, tu sei fuggito tra le bestie brute e gli uomini hanno perduto il bene dell'intelletto. Perdonatemi, amici, il mio cuore è lì, con Cesare, in quella salma. Devo interrompermi affinché non sia tornato in me.